ricordo la visita del nostro vescovo Monsignor Marco Cravunas martedì 10 agosto per le cresime, per le quali dunque chiedo di farvi avanti muniti di certificato di battesimo e di un padrino o di una madrina, tanto per coloro che non sono stati cresimati, per coloro che sembrano esserlo stati ma poi infatti non lo sono, per la cresima minimo sotto condizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Amen. Cari fedeli, essere guidati dallo Spirito. Sono infatti quanti vengono mossi dallo Spirito di Dio, i veri figli di Dio. Giacché non ricevesti uno spirito da schiavi, ma spirito da figli adottivi, che vi fa esclamare Abba Padre. Cari fedeli, questa filiazione divina, nostra, avvenuta al momento del battesimo, avvenuta al momento della cresima, e però attuatasi, o che si attua, quando rimuovendo il vivere secondo la carne, diamo spazio a questo spirito che abbiamo ricevuto dentro nei nostri cuori, ci guida, come lo dice San Paolo, o come, e ritorneremo in questa omelia sulla parola di San Giovanni nella sua prima epistola, ma voi avete l'unzione del Santo, cioè l'unzione dello Spirito Santo che vi ha mandato il Cristo, avete ricevuto al battesimo e alla cresima, e sapete ogni cosa. Non scrive una lettera ai laureati in teologia, non scrive una lettera ai coapostoli, scrive a tutti i fedeli dell'Asia: sapete ogni cosa, e aggiunge, e cercheremo la spiegazione con Sant'Agostino, non vi ho scritto come a persone che ignorano la verità, ma tali come a tali che la sanno, e che nessuna menzogna viene dalla verità. Fedeli, vivere secondo lo Spirito, essere figli di Dio, non essere figli del mondo, non essere figli della carne, non vivere secondo il dettame della carne, fa sì che, come dice San Giovanni, quello che udiste tenetelo fermo. Dunque siamo noi e Gesù Cristo e gli apostoli che vi insegnano la fede, ma quella fede che vi insegniamo, voi siete capaci di riceverla solo perché battezzati e perché lo Spirito Santo in voi ve la fa ricevere. Altrimenti sarebbe inutile dirvelo. Con questa premessa, e però ritorniamo su questo grande fatto, immaginerete che è difficile non pronunciarsi su un avvenimento che è accaduto ieri senza essere capace di disturbare la bella festa della Madonna del Monte Carmelo, ma il 16 luglio 2021, il famoso ennesimo cosiddetto motu proprio del cosiddetto Sommo Pontefice Francesco. Allora gli animi sono molto turbati e sommossi. Cosa dire di questo fatto, di questo avvenimento?
di questo documento. Cosa dire nella misura che siamo figli di Dio? Cosa dire nella misura che abbiamo colto la fede che ci è stata data, che ci è predicata da 2000 anni da Santa Madre Chiesa? Cosa dire? Possiamo dire che in tutti questi decenni oramai, da quando vi era la famosa, si può dire, battaglia per la messa di sempre, quando iniziarono i tradizionalisti, messo certamente in vista il venerato Monsignor Marcel Lefebvre, la celebrazione della Santa Messa secondo il rito, diciamo, canonizzato da Pio V, era simbolo, anzi realtà, di continuare la vera Chiesa di Gesù Cristo in risposta di rifiuto di una nuova Chiesa, di una nuova fede, con un nuovo concetto di Dio, con un nuovo concetto di Gesù Cristo, con un nuovo concetto di Chiesa e di sacramenti, espressa dal Novus Ordo di Paolo VI. Nel corso però dei decenni, questa battaglia nella mischia ha finito per confondere un po' i figli di Dio con i figli del mondo. E povero rito venerabile bimillenare ha fatto un po' la fine che facevano le più belle armature dei più grandi eserciti, quando vinti i soldati ne furono spogliati e i vincitori si portavano a casa l'armatura del vinto. Questo un po', purtroppo, la storia se del rito, intendo dunque le mere parole, i gesti di questo venerabile rito che poi viene chiamato messa antica, che con varie tappe, la prima tappa era il 1984, quando il capo della nuova chiesa all'epoca, Karol Wojtyla, vedeva che i soldati della vera chiesa si rallentano e si stancano, ha detto: ma perché combattete? Fermatevi un attimo. Ah, si sta rendendo, vede che noi siamo forti. Ma fermatevi, vi faccio una proposta. Se voi riconoscete che la mia messa della nuova chiesa è buona, io vi dico una cosa: potete celebrare anche l'antica. Oh, grandioso, dicevano qualche illuso. Indulto del 1984. Tu puoi celebrare la vecchia messa in latino a condizione che tu mi riconosci la nuova chiesa con la nuova messa e con tutto quello che va dietro. Più grande parte illusa dicevo: vittoria, abbiamo strappato a Wojtyla un indulto perché siamo forti. In un certo senso sì, perché c'è una gran massa di popolo che vedendo questa bella liturgia, infatti, si sveglia e grandemente attirata, e Dio ne sia ringraziato. Ma la lungimiranza della nuova Chiesa, che ha abbandonato tutto, fede, sacramenti, sacerdozio, ma non ha abbandonato il savoir-faire di un'istituzione bimillenaria che vede molto lontano nel calcolare le mosse del nemico o nemichetto.
e si arriva dopo lunghi e estenuanti anni al 2007. E lì c'è un altro capo della controchiesa, Josef Ratzinger, che dice: ancora meglio, fermatevi, io vi faccio una proposta. Ma sì, sì, potete perfino nella nuova chiesa celebrare la vostra vecchia messa. Grandioso! E allora possiamo avere delle chiese? Sì, 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 le potete avere. Però, oltre alla disposizione del mio predecessore, che mi dovete riconoscere che anche la nuova messa è buona, io vi faccio io il motto proprio, nel quale articolo numero 1 è scritto che la fede che voi professerete quando reciterete anche in latino il vostro credo è la fede del Concilio Vaticano II, con il concetto nuovo di Dio, dunque non solo il Dio Trino e Dio, ma anche gli altri dei, quello dell'ebraismo talmudico, quello dell'Islam. Mi raccomando, non criticate queste cose. Va bene? Sì, sì, staremo zitti. Ah, siamo furbi perché noi stiamo zitti e poi intanto noi così penetriamo la nuova chiesa e dal di dentro poi la facciamo fuori questa nuova chiesa. Grande illusione. Monsignor Lefebvre la chiamava illusione puerile. Siamo nel 2007. Oggi siamo nel 2016, praticamente 10 anni dopo. E cosa dire? Dobbiamo stracciarci le vesti? Non lo so. Se ci mettiamo al posto di coloro che nel 2007 hanno cantato Te Deum per l'allora motto proprio promulgato, per così dire, da Josef Ratzinger, io direi molto da piangere non c'è. Perché questo motto proprio, che dunque contiene 8 articoli, per carità, è, se vogliamo, sì, restrittivo, ma una restrizione che potrebbe anche starci nel voler disciplinare, ordinare, localizzare un rito. Dovremmo quasi dire, ma se voi come lo riconoscete Francesco Bergoglio come il dolce Cristo su terra, il legittimo rappresentante di e continuatore di San Pietro, se voi per esempio Fraternità San Pio X anzi lo dichiarate come il vostro amico perché vi ha ricevuto nelle opere diocesane in Sud America, e anzi quando viene criticato voi dite non dovete criticarlo, è nostro amico, ma allora voi, per dire voi, poi ce ne sono tanti altri, a dire la verità, se lui è veramente il dolce Cristo in terra, se lui è veramente il successore di San Pietro e lui si rifà e si chiama custode della tradizione, cosa vogliamo di più? È la tradizione che dobbiamo custodire. E tutto questo motto proprio lo fa richiamandosi come vescovo di Roma, dicendo il vescovo di Roma è il visibile principio e fondamento di unità. Ma è vero, è il vescovo di Roma il visibile principio e fondamento di unità. Si invoca all'annuncio del Vangelo e della celebrazione dell'Eucaristia, vuole promuovere la concordia, l'unità della Chiesa. Ma sono tutte cose giustissime. Nient'altro ha da fare il legittimo successore di San Pietro, il dolce Cristo su terra. Voi che lo riconoscete come tale, perché vi stracciate le vesti? Anzi, è restrittivo, ma di per sé non è che vi toglie niente. Là dove siete vi lascia stare, ricontrolla un po' la cosa, la riorganizza, non è che vi vieta di combattere con le loro armi, non è che vi vieta di continuare a professare la fede del Concilio Vaticano II che insulta Dio Trino, Gesù Cristo, la Chiesa Cattolica sotto la forma che era una volta quella
cattolica. Non ve lo vieta, potete continuarlo. Perché vi stracciate le vesti? Io ve lo dico perché vi stracciate le vesti. Voi vi stracciate le vesti perché siete arrabbiati non con Francesco Robergoglio. Voi siete arrabbiati con voi stessi. Perché state scoprendo che siete illusi e che vi state dipadendo in una gabbia già chiusa. E perché non avete ascoltato e colto lo Spirito di Dio. E avete agito in un modo carnale, nel senso che vi bastava avere una forma esterna, mirabile, bimillenaria, sapendo bene che gli ignari sono molto attirati, certamente e giustamente, dalla forma venerabile. Ma avete perso il coraggio del vostro fondatore, che respingeva questi anticristi, come li chiamano. Colui che, dopo che vi ha dato quattro vescovi, dichiarava: non ci vado più in quella sede che non è più la chiesa visibile del Cristo. No, voi dopo qualche mese, morto lui, eravate già là. Vedete, su questa premessa, quasi quasi, essendo stato il motto proprio del 2007 di Benedetto XVI, un ingabbiamento ancora più forte che non lo era l'indulto del 94, dovremmo quasi quasi noi oggi cantare Te Deum. Non c'è più quel motto proprio di Benedetto XVI, e meno ferita la liturgia bimillenaria. Siccome avete abbandonato la fede cattolica e avete accettato la fede della nuova chiesa, ma celebrate la liturgia della nuova chiesa. Ma vedete, il tutto sta sotto questa premessa: è o non è la vera chiesa, quella fondata da Gesù Cristo, che ammette il 16 luglio scorso una legge, un decreto legge, una disposizione del supremo legislatore in materia strettamente a lui riservata, che è la liturgia. È o non è la Chiesa? E lì sta la domanda. È un falso dottore, lui e non solo lui, i suoi predecessori, la grande parte dei grandi teologi, che parlano di Dio, di Gesù Cristo, della Chiesa, nel modo nel quale parlano, sono falsi dottori o sono vescovi della Chiesa Cattolica che insegnano la verità? Non possiamo accettare dei salti mortali di certi professori universitari che poi si inventano che il Magistero può sbagliare. No, il Magistero non può sbagliare. E poi, siamo o non siamo capaci, da semplici fedeli battezzati e cresimati, siamo capaci o non siamo capaci di discernere un eresiarco, un falso dottore da un vero pastore? Perché lì bisogna avere una risposta. Se non lo sono, se non sono capace, diventa difficile. Come se non fossi capace di leggere un bugiardino e di vedere che mi si dà qualche cosa per la malattia A e invece sopra c'è scritto che è contro la malattia B. Ma tu cosa mi stai dicendo? Ebbene, per la prima domanda mi risponde San Giovanni oggi: voi sapete ogni cosa se non siete sotto il dominio della carne. Mi risponde San Paolo ai Galati:
O insensati Galati, se venisse un angelo dal cielo a insegnarvi un'altra cosa, anatema sit. E guai a voi se siete così carnali a non fare vivere lo Spirito in voi che vi fa riconoscere la verità che vi abbiamo predicato. E lì, e dopo lasciare da parte questo strano documento, che poi non sono un canonista, ma già solo nell'introduzione è un groviglio di contraddizione, soprattutto quando parla del suo predecessore Benedetto XVI, che però si dichiara co-papa, insomma, no, lasciamo perdere. E torniamo a noi, torniamo a San Giovanni, torniamo alla prima lettera di San Giovanni, di cui gli esegeti ci dicono che è come un'introduzione al suo Vangelo, per spiegare le cose. Quando lui dice, dunque, alla fine del primo secolo, l'anticristo viene, anzi, vi sono ora molti anticristi, dice già San Giovanni, evangelista, alla fine del primo secolo. Donde intendiamo che è l'ultima ora, e la è l'ultima ora. Sono già 2000 anni l'ultima ora. E questa ultima ora può durare ancora altre migliaia di anni, come può anche durare un solo giorno, cioè fino a domani, come dice la Santa Scrittura, in Dio 1000 anni sono un giorno sono 1000 anni. Sono usciti di tra di noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, questi anticristi, sarebbero certamente rimasti con noi, ma si deve far manifesto che non tutti sono dei nostri. Commentario ufficiale della questa Santa Scrittura, delle prime epistole, che conclude che con questo versetto si deduce che i pubblici eretici non sono più membri della Chiesa. Solito argomento che ricordiamo molto spesso: chi pubblicamente professa o dichiara l'eresia, automaticamente, senza che sia necessario qualsiasi tipo di indagini, processi, sentenze, dichiaratorie, cessa di essere membro della Chiesa. Ma qui abbiamo, almeno arriviamo alla fonte scritturaria. L'Apostolo passa a caratterizzare questi falsi dottori: sono usciti di tra noi fedeli, essi appartenevano quindi alla Chiesa, ora però l'hanno al tutto abbandonata per tener dietro a false dottrine e darsi ai disordini morali. Ma anche quando erano con noi nella Chiesa non erano dei nostri, ossia non erano veramente e sinceramente cristiani, perché in loro maneva la vera fede e la vera carità. Se infatti fossero stati dei nostri, vale a dire, se fossero stati uniti a noi, quei vincoli della fede e della carità sarebbero certamente rimasti con noi, nella stessa società esterna e visibile che è la Chiesa. Nessuno abbandona pubblicamente la Chiesa se prima non l'ha abbandonata nel suo interno, vivendo carnalmente. Vivere carnalmente non vuol dire solo vivere secondo la lussura, vuol dire semplicemente vivere secondo la natura, non avere la riflessione, il ragionamento soprannaturale, non masticare, non avere dentro i concetti rivelati, insegnati dal Vangelo e dal Catechismo. È già un vivere carnale, secondo la mera natura umana, cioè. Ma Dio ha permesso che diventassero apostati affinché fossero conosciuti quali erano, cioè come eretici pieni di orgoglio e di ipocrisia. Ma fino al momento che lo fanno pubblicamente era una cosa interna a loro, non lo hanno espresso esternamente, perciò erano internamente eretici, ma ancora membri visibili della Chiesa.
dal momento che l'hanno professato pubblicamente e esternamente, non sono più membri visibili della Chiesa. In virtù della promessa non prevalevano. Alla differenza di quello che insegnano certi professori universitari a Roma e con loro la nuova fraternità San Pio X, in virtù della promessa del Cristo non prevalebunt, il Papa è Papa anche se eretico. No, è il contrario! In virtù della promessa del Cristo, anche se fosse Papa, nel momento che dichiara un'altra fede che la cattolica, non lo è più. E questa è la promessa. E non serve nessun altro Papa a dirlo. Serve il bambino di 8 anni, di 9, che ha fatto la prima comunione e conosce bene il suo catechismo, per constatarlo. Dio ha permesso che diventassero apostati affinché fossero conosciuti quali erano, cioè come eretici pieni di orgoglio e di ipocrisia, e affinché sia manifesto che non tutti sono dei nostri, ossia non tutti quelli che esternamente sono cristiani sono poi tali in realtà, cioè dentro. Da questo versetto si deduce che i pubblici eretici non sono più membri della Chiesa. E San Giovanni continua: ma voi avete l'unzione del Santo e sapete ogni cosa, non tante cose, ogni cosa. Non vi ho scritto come a persone che ignorano la verità, ma come a tali che la sanno, e che nessuno menzogna viene dalla verità, che il mentitore, chi è il mentitore se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Cosa vuol dire negare che Gesù è il Cristo? Vuol dire che Gesù è in un'unica persona, la divina, al contempo uomo, al contempo Dio. Costui è l'anticristo che nega il Padre e il Figlio. E ci viene fatto leggere in nota: avendo parlato di menzogna, San Giovanni interrompe bruscamente e domanda: chi è mentitore? O allora chi è l'anticristo? O allora chi è il falso dottore? Per eccellenza, se non colui che nega che Gesù Nazareno è il Cristo, cioè il Messia, Salvatore degli uomini e figlio di Dio fatto carne. Tutto il cristianesimo, e malgrado il caldo vi chiedo la vostra attenzione perché arriviamo a una tematica che molto ci è cara, tutto il cristianesimo poggia su questa verità che Gesù Cristo è assieme vero Dio e vero uomo. Per conseguenza, chi nega la divinità di Gesù Cristo e fa riferimenti ai famosi ebioniti, ne abbiamo parlato, ne riparleremo, o nega l'umanità, ed erano già i primi eresiarchi chiamati doceti, o, e siamo oggi come nel primo secolo, separa in lui l'umanità dalla divinità, il famoso gnostico Cerinto questo insegnava, viene a distruggere la religione cristiana. L'apostolo allude qui alla dottrina di Cerinto, il quale diceva che Gesù non era il Cristo, ma un semplice uomo a cui nel battesimo si unì il Cristo Dio. E poi quando veniva a morire sulla croce, il Cristo ha abbandonato il Nazareno e in croce muore un uomo, non un Cristo. Voi ridete, ma esplicitamente quello che si chiama oggi la cristologia pneumatica, la cristologia che dice che il Cristo, che il Gesù Nazareno uomo al battesimo diventa Dio, ed è professata e straprofessata e anche fieri di professarla, non solo dal cardinale tedesco che mi sfugge il nome, ma largamente diffuso in tutto l'insegnamento della nuova Chiesa, è talmente professato
che una formula che esprime questa eresia è stata presa per fare le nuove consacrazioni episcopali. Invalido. Cari fedeli, vi è ancora un'obiezione alla quale dobbiamo rispondere con Sant'Agostino. Qualcheduno potrebbe dire: tutti gli eresiarchi hanno sempre preso la scrittura per professare la loro eresia. Qua voi state un po' scivolando nel carismatismo, perché qua voi mi state dicendo che voi siete figli di Dio, che lo Spirito Santo vi ha insegnato ogni cosa, che non avete bisogno che uno vi insegna niente, come dice San Giovanni, dunque siete carismatici, io sono in contatto con lo Spirito Santo, so tutto, io non ho bisogno di nessuno. No, lo Spirito Santo, se voi rimuovete gli ostacoli della vita carnale, parla in voi e vi fa sapere ogni cosa. Ma cosa? Quello che udiste da noi è quello che noi vi insegniamo. Ci vuole il magistero visibile, esterno, privo di qualsiasi errore, che io poi nel mio dentro, con lo Spirito Santo che ho ricevuto al battesimo, riconosco e accetto come vero. Però l'obiezione c'è, e meritano, dice il commento, di essere citate le parole con cui Sant'Agostino commenta il testo: la sua unzione vi insegna di ogni cosa. E Sant'Agostino si rivolge a San Giovanni: tu, San Giovanni, hai detto che la stessa unzione ci insegna ogni cosa. Ma io ti chiedo, perché hai scritto allora questa epistola? Che cosa serve che ci scriva un'epistola se ad ogni modo lo Spirito Santo ci insegna ogni cosa? Cosa allora ci stai insegnando se già tutto sappiamo? E poi spiega: qui vedete, fratelli, un grande sacramento, un grande mistero. Il suono delle nostre parole percuote il timpano delle vostre orecchie. Però il Maestro è dentro. Se non è dentro quello che insegna, vano è il strepito delle parole professate fuori. La cattedra è in cielo, che dolce che insegna nei cuori. Interno dunque è il Maestro che insegna, Cristo che insegna, attraverso la sua stessa ispirazione insegna. Dove è la di lui ispirazione e di lui unzione, lì dove non è, lo strepito delle parole esterne non serve a nulla. Grande, sapete, questo mistero. Stesso Santo Tommaso ha consacrato tante pagine nella sua opera del Maestro. Grande mistero. Se tu non sei in grado di capire, io te lo posso ripetere mille volte, non lo capirai mai. Aristotele dice: inutile che io insegno la etica, la vita buona, se colui che recepisce non è già buono di suo, non capirà mai. Ma siccome noi divini da noi stessi non siamo, ecco perché abbiamo ricevuto la vita divina col battesimo e la confermazione. Ma se questa vita divina non la mettiamo aperta, sgomberando la nostra vita carnale, che, ripeto, non è solo la lussuria, è semplicemente il solo vivere naturalmente, una mente che non prega mai, che non alza mai il cuore a Dio, che non fa mai una penitenza, è cieca. Infatti, questo è sicuramente il grande mistero e grande castigo.
di questo secolo, che la grande massa dei cattolici non sente più, non vive più agita dallo Spirito Santo, sotto la spinta dello Spirito Santo, e perciò non sentono né la verità e facilmente corrono dietro a queste pecore, questi agnelli, perché cosa c'è di più consolante di sentire il custode della tradizione? Cosa c'è più di consolante di sentire il visibile principio d'unità della Chiesa, la concordia e l'unità? È bellissimo. Dentro ci sta il lupo che ha già diviso il Cristo, che già ne nega la divinità, che già nega la unicità di Dio, che già predica che abbiamo tutti lo stesso Dio, che le altre religioni ci salvano. Questo lupo rapace attira l'imbelle tradizionalistino carnale e lo divora, dandogli la sembianza di una vera liturgia, celebrata poi da sacerdoti che non lo sono neanche più. Se non è questo il grande castigo del XXI secolo, non so che cos'è. Cari fedeli, qui stat videat necadat, chi è in piedi guardi di non cadere lui. Se noi non ci rassegniamo a praticare la preghiera quotidiana per sgomberare le fitte tenebre che ogni giorno, con le sollecitudini e gli impegni quotidiani, vengono a oscurare la nostra mente, se noi non con forza dissipiamo le preoccupazioni quotidiane con delle vere preghiere fatte come si deve, ci accechiamo anche noi. E non è detto perché sono caduti tutti questi tradizionalisti dell'epoca che non cadiamo anche noi. Vi sono certamente, e non li facciamo, tanti parallelismi da fare con la vita naturale, con la vita medica, con le cure mediche. Un popolo accecato, che non vive neanche più del buon senso e dell'intelletto, facilmente viene avvelenato. Quanto più se e quanto più facilmente si acceca e non utilizza più la vita soprannaturale ricevuta al battesimo della Cresima. Perciò non abbiamo paura di farci violenza nell'imporci la preghiera e il rosario quotidiano, nell'imporci di applicare la nostra mente alle cose di Dio quotidianamente, per non essere deglutiti dagli agnelli, dai lupi travestiti da agnelli. E la Santa Vergine Maria in questi ultimi tempi, in tempi apocalittici, ci venga in aiuto. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, lodato Gesù Cristo. Sì.